Bene, e ora con la calma e la serenità riacquisita, torniamo dove siamo, laddove siamo chiamati anche a operare e a vivere. Passo la parola a Giulio in modo che così si possa avviare poi il video. Grazie, io direi che quindi possiamo iniziare con le relazioni e con la proiezione del video L'Oltre nei diari di Roberto Saggioli e penso che si possa partire. L'Oltre nei diari di Roberto Saggioli, un'importante testimonianza per tutti coloro che sono in ricerca. A Saggioli, uomo dell'oltre. La dimensione dell'oltre si incontra continuamente approcciando l'opera di Assaggioli, libri, dispense, lezioni e soprattutto Assaggiolini. E si presenta sotto forma di molte sfaccettature che, soprattutto lavorando sui suoi manoscritti, progressivamente emergono e spiegano il fascino, la suggestione e l'importanza che questi suscitano. Dai diari emerge la testimonianza del suo continuo lavoro interiore, dei suoi conflitti di uomo e di discepolo. Nei diari emerge l'espressione del suo costante impegno a procedere sul sentiero che porta al sé, nonché la continua tensione al superamento, a vincere ogni resistenza della personalità. Nelle numerose citazioni di persone, autori, gruppi, la sua eclettica capacità di cogliere stimoli da ogni tradizione, non solo spirituale, ma anche letteraria, scientifica, artistica, al di là di ogni barriera ideologica. L'oltre nella scrittura. Svolazzi, linee che si arrotondano, si schiudono e si aprono, slanciate verso l'alto e verso destra come a indicare un futuro da realizzare. Frequentissime le parole virgolettate che rimandano ad altro, i puntini, non il punto a finire le frasi, né la virgola, ma le lineette. Così tutto è sempre collegato. Spesso a chiusura dell'appunto si trova l'annotazione develop, sviluppare. Risaltano nei testi anche le sottolineature marcate. Tutto questo quasi a ribadire l'importanza di quella parola, di quel concetto, per l'intuizione che ciascuno di essi racchiude un mondo da esplorare, da approfondire, da elaborare, per poi essere offerto e fruito da altri. L'oltre nelle esperienze interiori. Lo scrivere in generale e soprattutto lo scrivere il diario è un grande aiuto in tutto ciò. Com'è gradevole, riposante, benefico stare un po' con me stesso, il mio vero essere, che generalmente ricoperto ed oppresso da una massa di elementi personali insignificanti, affiora, si ricompone, si forma, se si esprime. Firenze, 31 agosto 1920, ore 11. Ieri ed oggi ho riportato due piccole vittorie, ben piccole ed elementari in sé, ma incoraggianti, perché dimostrano che comincio finalmente ad attuare praticamente
sia pure in misura minima, i miei propositi. Entrambe le mattine mi sono svegliato alquanto giù, debole, stanco, opaco, arido, ed entrambe le mattine ho avuto la tentazione di non mettermi al lavoro interiore. Renitenza fatta di pigrizia, di passività, di scetticismo. Invece mi sono scosso energicamente ed entrambe le volte sono riuscito a dissipare le nebbie e ad elevarmi bene. Ieri ho meditato particolarmente su Virya e ne ho risvegliata una buona ondata. Stamani la lotta è stata più lunga, ma il risultato anche migliore. Ho raggiunto dapprima la coscienza del discepolo, poi di lì sono salito ancora verso la realizzazione dell'unità della vita. Sento che comincio ad imparare alcune delle primissime elementari lezioni dello sviluppo della coscienza, ma sono proprio all'ABC, alle aste, anzi forse ancora ai giochi freudiani del giardino infantile. Non importa, persistendo, tutto arriva. Distinguere in me tre livelli di coscienza: coscienza inferiore, coscienza del discepolo, il ponte tra le altre due, il trasformatore, Antakarana, coscienza dello spirito. L'oltre nel continuo lavoro su di sé. Capolona, 28 agosto 1925. Dopo un buon raccoglimento mi sento spinto a riprendere il diario. Nel silenzio ho sentito con rinnovata chiarezza ed intensità come il mio stato di stanchezza cronica derivi dall'estroversione passiva, dal lasciarmi assorbire e disperdere da cose, forze e persone. Ho sentito di nuovo che la cura sta nel raccoglimento, nella vigilanza, nell'introversione attiva. Coltivare la pace, il senso dell'eterno, fissarmi bene nel polo dell'essere, non lasciarmi travolgere nel divenire. Frenare gli impulsi ad agire, le reazioni immediate agli stimoli. Ascoltare, ricordare. Nell'aiutare, nel dare, non estravertirmi troppo. Déborder sur eux sans sortir de moi, come dice così bene consummata. Dare senza disperdermi e senza legarmi, dare più a distanza, scrivendo e per vie interne, star più con me stesso, elaborare e assimilare più profondamente e coscientemente le esperienze fatte e quelle che vado facendo via via, apprender bene le lezioni della vita, non ripeter più i troppo soliti errori. Capolona, 24 agosto 1926. Riprendo ancora una volta il diario. Lo scrivere mi fa bene, mi raccoglie, mi induce ad esprimermi, a formulare e fissare una parte almeno dell'intenso lavorio che si svolge in me. Lo scrivere poi è un buon modo per ricevere le ispirazioni, per cogliere le indicazioni. È uno dei metodi per stabilire il contatto col sé superiore, per creare un canale di manifestazione per lui. Questo diario poi mi servirà come raccolta di dati, di documenti per lo studio di me e della vita. Stamani ho sentito molto il valore e il dovere della letizia. Ciò è vero in generale, ma in modo particolarissimo per me, che ho speciale bisogno di sviluppare gli elementi dinamici, vivi, fervidi, irradiativi. L'oltre nello sguardo che vede lontano. Tredici agosto 1928, Villa Serena. Sono ritornato qui a Villa Serena da circa una settimana, dopo essere stato per alcuni giorni a Roma. Qui vi è
ora per me tranquillità e libertà. Vi sono pochi ospiti e l'andamento pratico va quasi da sé. Ho quindi una speciale opportunità di raccoglimento, di lavoro interiore, di riordinamento, di attendere al mio lavoro, psicologia, psicoterapia, eccetera. Ho il senso di ritrovarmi, di riprendermi, di essere di nuovo me stesso. Mi è più facile l'elevazione e il contatto con il Re Luce. Questo è ciò che più mi riposa e mi ritempra. Questa è la mia vera vacanza. Capolona, 28 agosto 1926. Potere dinamico della fede. Ne sono convinto, ma non la uso effettivamente. Ottimo articolo in proposito di Fillmore, The Development of Faith, Unity, settembre 1925. Il Fillmore mette bene in rilievo la differenza tra fiducia, trust e fede. È una differenza importante e generalmente inosservata. Io ho molta fiducia, affidamento, abbandono, ma finora ho avuto poca fede. La fiducia è passiva, la fede positiva, dinamica. La fiducia è recettiva, la fede è creativa. La fede vede l'attuazione, la fede afferma con potere irresistibile. La fede è un potere magico, meraviglioso. Senso di leggerezza, di letizia, avendo lasciato cadere il gravoso carico della personalità, con le sue piccole stupide preoccupazioni, con la folla dei suoi pensieri vani, con il suo continuo lasciarsi attrarre dalle impressioni esteriori. Libertà, libertà, divina libertà, dolcezza indicibile di questi risvegli, del ritrovarsi, del ritornare in contatto con la realtà, con la gloriosa, santa realtà. E quanta pietà per le schiere innumerevoli di anime velate, cieche, ossessionate. Liberarsi per liberare. Stabilirmi bene nella libertà, nel dominio, nel distacco. Poi potrò tanto più efficacemente aiutare senza lasciarmi più avvolgere dalle nebbie altrui, né turbare dalle altrui preoccupazioni, dalle altrui agitazioni, dalle altrui pene. Capolona, 9 settembre 1926. Da ieri, inizio di una nuova fase interiore, senso di liberazione dai tre mondi, di serenità. Mi sento Serenely Lord, mi sento avvicinare all'atteggiamento descritto in Light on the Path, la luce sul sentiero. L'oltre nel superamento saggio dei propri limiti. Alti e bassi, propositi. Capolona, 25 agosto 1926. Domare la personalità, assai più di quanto abbia fatto sinora, domarla e trasformarla. Raccogliere materiali e scrivere articoli su la resistenza della personalità allo spirito. 10 gennaio 1932. Buon lavoro interiore. Senso del supremo, della vita una. Buona comunione con i fratelli di gruppo. Non abbastanza recettività ed ascolto. Sentito il valore di questa preparazione e le mirabili possibilità future del gruppo unito. Cercare di cogliere la nuova qualità della forza ricevuta al Vesak e sentirne la potenza.
10 maggio 1935. Andato a Roma, nuovo periodo di dispersione e di lavoro interiore irregolare. Appunti segnati. Vivere giocando, scherzando. Che riposo e che libertà, che superiorità. È il prender sul serio, con la conseguente tensione, identificazione, estraversione, che mi stanca soprattutto. Per attuare la Freedom from Ties occorre appunto giocare, aiutare, aver compassione, dall'alto. . 25 luglio 1928, Villa Serena. Stamani ho realizzato di nuovo e con nuova chiarezza come il mio compito spirituale sia soprattutto quello di suscitare il fuoco che costruisce, quello di portar giù la forza, di incarnarla, di realizzare ed attuare qui. Il pericolo per me è quello di elevarmi e poi di restare lassù, ove si sta bene, abbandonandomi passivamente, dilatandomi, disperdendomi. Da mistico devo e voglio diventare occultista, per usare la terminologia di Mrs. Bailey. Ho certo in altre vite appreso la lezione del distacco, della rinuncia, dell'abbandono. Ora devo e voglio imparare quello della realizzazione spirituale, del potere creativo e costruttivo, del dominio, dell'irradiazione dinamica. La parola d'ordine deve essere attuare. Attuare all'esterno e all'interno, non solo agire esternamente, ma imparare ad agire, a creare occultamente, ad usare il terzo occhio, come è detto nel Cosmic Fire. . 4 settembre 1928, La Nussa. Dopo molti anni ho riletto alcuni capitoli de La Sagesse et la Destinée. Ho sentito profondamente le verità luminose ed ampie che vi sono espresse. Il mio essere profondo vi ha aderito intimamente, mi ci sono ritrovato. Ho sentito di nuovo e con sempre maggiore chiarezza come la mia libertà interiore sia la mia maggiore ricchezza, la mia forza, la mia sicura protezione, il dono più prezioso che ho da offrire. Non temer nulla, non desiderar nulla. La miseria dei molteplici attaccamenti che vincolano e tormentano i poveri esseri umani. Mi sono proposto di rivolgermi sempre, silenziosamente, all'anima profonda di ogni persona con cui vengo in contatto,
all'anima che sta dietro alla maschera. Porre ogni problema, ogni decisione alla luce dello spirito, chiedere a lui la decisione, la manifestazione, la vittoria del suo volere, che il tuo santo, glorioso volere prevalga su tutto e su tutti, compresa la mia personalità. Primo gennaio 1929, Roma. Buon inizio dell'anno dal lato spirituale. Ho avuto un lampo di luce riguardo al mio stato interiore di cui ero scontento. Era arido, incerto, sentivo che qualcosa non andava, mi veniva detto da altri, ma non sapevo che cosa fosse. Stamani ho visto chiaro. Il messaggio mi è venuto, come molte altre volte, attraverso un libro preso ed aperto involontariamente, The Teachings of the Temple. Ho compreso che devo riprendere l'atteggiamento mistico verso Dio. Nell'attuare il proposito di sviluppare gli elementi di potere, i lati positivi, l'occultista in me, avevo troppo abbandonato l'atteggiamento e il lavoro mistico-spirituale, che è la mia nota individuale profonda e dalla quale l'altra non va mai disgiunta. Il discepolo è allo stesso tempo mistico ed occultista. È la loro sintesi stabile. Non si deve svilupparli separatamente, alternativamente, ma unirli, integrarli sempre. Essere mistico, obbediente, recettivo verso Dio, il trascendente, il superiore, il maggiore, l'immanifesto. Essere occultista, positivo, verso il manifesto, anzitutto verso la propria personalità ed i vari elementi, esseri, che la compongono. L'oltre nel profondo, continuo contatto spirituale. Agosto 1930, Ascona. C'è troppo da dire. Periodo luminoso di assimilazione spirituale e di irradiazione. Novembre 1930, Roma. In questi giorni lotta contro la dispersione, la passività verso gli altrui influssi, con alterne vicende. Fatto energiche invocazioni ed affermazioni di potere ed avuto momenti, ore di penosa debolezza e impotenza. Questo è il mio problema. Insisterò instancabilmente a riprendermi, a riaffermarmi attraverso e dopo ogni onda negativa. Stamani, ottima ripresa. Invocato con tutta l'anima e con fede, Signore, dammi la forza per assolvere degnamente, pienamente, i miei doveri e i miei compiti. Sette ottobre 1931, Eremo francescano. Alle 18 ho assistito con Nella alla riunione del lucernario delle Allodole. Ammiro sempre più sorella Maria, è una vera contemplativa ed un artista della vita spirituale. Ella è molto devota a Maria, la Madonna, e questo mi spinge a comprendere, intuire, sentir meglio l'aspetto femminile della divinità che ancora non ho colto bene. 6 ottobre 1931. L'oltre nella tensione a cogliere l'essenza e a promuovere sintesi. Diciannove aprile 1932. Realizzare bene che ogni forma pensiero è un'entità soggettiva ed esistente rivestita di sottile materia
e capace di manifestazione. L'istituto è un'entità vivente, ogni libro e articolo è un'entità, la psicosintesi è un'entità, ogni conferenza o lezione è un'entità, ogni rivista è un'entità. Sviluppare. Io ed ogni essere umano siamo forme pensiero incarnate. Agosto 1932, Capolona. Stanotte, mentre ero sveglio, immaginavo che qualcuno mi desse i mezzi per ampliare il mio lavoro e ad un tratto mi è venuta intensamente l'idea di fare centro del mio lavoro la psicosintesi, di farne la mia parola d'ordine, la mia formula, la mia forma pensiero centrale. Stamani ho scritto vari appunti in proposito che mi venivano chiari e come ispirati, vedi. L'intuizione principale è stata quella di lavorare alla psicosintesi innanzitutto per vie interne, di creare una forma pensiero forte, chiara, vibrante. Ascona, 8 agosto 1932. Ogni meditazione, ogni comunione col Dio interiore è come un rapporto, un congiungimento, in cui la personalità viene soffusa, penetrata e fecondata dall'influsso, dal raggio spirituale che scende. È come un'annunciazione, l'angelo e la vergine. Sviluppare questa analogia. Sostituire i rapporti sessuali, polarità, orizzontali, con quelli spirituali e verticali. 17 agosto, Ascona. Ottima meditazione. Tenuta mia conferenza, sviluppo spirituale e disturbi nervosi. È stata assai bene accolta. New York, 1934. Cercato di cogliere la visione del lavoro a venire. Ho sentito solo spinta ad andare in America, portandomi eco anche nella. Ma con quali mezzi? Realizzato il bene che potrei fare e ricevere lì coi fratelli di gruppo. 25 maggio, New York. Mattina, buona meditazione, molta forza, elevazione, espansione, gioia. Il cuore canta. 2 giugno, New York. Lavoro interiore dapprima faticoso, poi ottimo, molta forza. Nel pomeriggio visitati il Museo Rurik. Impressione profonda. Ecco l'arte spirituale che avevo sempre presentita e cercata. Soffio e fascino del Tibet. Ottimo anche l'insieme del centro Rurik, con le sue varie attività spirituali, educative e creative. Pensato ed auspicato un centro a Roma. 11 giugno, New York. Rimettermi seriamente, con decisione, energia e costanza, all'opera di mantenere la coscienza dell'osservatore distaccato, del discepolo, dell'anima, durante tutta la giornata, durante ogni attività, di qualsiasi genere. Essere un sannyasin. L'oltre nell'uso di altri linguaggi per consonanza. Spesso nelle pagine di diario si trovano citazioni in altre lingue, soprattutto in inglese. Del 24 luglio 1934 la decisione di scrivere il proprio diario in inglese. L'oltre nel proporre ciò che è utile e bene per tutti. Ora viene il bello, ora dobbiamo assimilare sempre più la luce, la forza,
la pace dai maestri e dalle nostre anime, pervadercene e irradiarle per vie interne e per vie esterne. Trasmettere, esprimere, interpretare, incarnare, manifestare, diffondere. Grazie, grazie, grazie Maestra Saggioli, grazie da tutti noi. Beh, grazie alla dottoressa Lucia Ramorino sia per il contributo, penso che l'applauso in sala esprima bene quello che lei ha trasmesso, e anche per il lavoro che sta facendo sui diari di Roberto Saggioli. E prima di iniziare adesso con le relazioni vorrei dire un paio di cose, proprio dare un attimo le regole del gioco. E ci siamo accordati perché le domande sulle relazioni vengano fatte alla fine, cioè durante la tavola rotonda. Chi fosse interessato a porre delle domande online le può porre online, sotto c'è nella barra di Zoom c'è la possibilità di porre le domande. Quando distribuiremo le domande cercheremo di alternare domande online con domande delle persone presenti. E altre cose per quello che riguarda il centro di Bolzano che mi sono segnato, volevo ricordare che la nostra attività come centro inizia il 24 con il seminario di Stefano Pelli, un webinar, e le autobiografie del futuro, per cui chi fosse interessato poi può contattare Annalisa, me, Omara,